56 nuovi autobus forniti dal Comune di Napoli alla NM in una fase, diciamo, di grande rilancio per l'azienda. I primi 10 sono già in circolazione da questa mattina, entro la fine settimana saranno 30 in circolazione, entro i prossimi 15 giorni li vedrete tutti e 56. Saranno distribuiti sia nella zona centrale che a servizio delle aree meno centrali della città. È un modo per rilanciare il servizio e rilanciare l'azienda con grande determinazione. Un investimento di quasi 15 milioni di euro per 56 nuovi autobus per il servizio di linea urbano. Grazie alle risorse del PON Metro, cofinanziato dall'Unione Europea, si rinnova il parco degli automezzi di ANM, con sistemi telematici di bordo come contapasseggeri, videosorveglianza, geolocalizzazione, wifi, monitor informativi e climatizzazione, ed una capienza di 88 passeggeri, di cui 19 seduti. Le prime linee su cui saranno inseriti toccano sia le direttrici più frequentate, sia le zone non adeguatamente raggiunte dalle linee su ferro. La possibilità di dare un contributo al servizio, ma soprattutto continuare in quel processo di rivitalizzazione dei conti economici di una partecipata. Credo che oggi sia una bella giornata e non è un caso che ci sia uno straordinario superiore. Mettiamo a disposizione della città, soprattutto non solo soltanto degli autobus, ma è un grande messaggio di speranza e di fiducia. Insieme ce la possiamo fare. Significa innanzitutto che PON Metro, questa misura che abbiamo fortemente voluto con l'Agenzia per la Coesione, non sono parole ma sono fatti, perché sono i primi 10 autobus che da stamattina circolano per Napoli, finalmente una bella notizia per il trasporto pubblico, arriveremo a 56 entro Natale. Più le altre misure che stiamo mettendo in campo, possiamo dire che ormai il salvataggio e la ripartenza di ANM non è più un miraggio ma è un fatto concreto. L'ultimo bilancio, se quello del 17 quasi chiuso in pareggio, contiamo di farlo con quello del 18. Questo è frutto di un grandissimo lavoro di squadra, quindi io voglio davvero ringraziare tutti, nessuno escluso, dal Comune alla Napoli Holding, a ANM, alle lavoratrici, ai lavoratori, davvero tutti, che con il Tribunale nel concordato preventivo in continuità stiamo facendo un lavoro importante. Io sono assolutamente convinto che il tunnel per ANM è finito, adesso stiamo incominciando a intravedere la luce, e come vedete questi autobus sono belli, sono ultramoderni, sono confortevoli, hanno l'accessibilità per i diversamente abili, la sorveglianza, il wifi, l'aria condizionata, insomma, dopo tanta sofferenza si comincia a intravedere un po' di risposte concrete per i cittadini, per i turisti e per i lavoratori e per l'azienda e per noi che ci abbiamo creduto. Se pensate che solo 6 mesi fa mi avevano portato la lettera con cui dovevo firmare la messa in liquidazione di ANM, oggi parliamo di un pareggio che può andare, un bilancio che può andare in pareggio e forse addirittura inutile, credo che sia davvero una rivoluzione di una grande squadra che è quella con l'onore e l'onere di guidare.